art my life, thou art my love. Può l'uomo vedere Dio? La verità è una ed eterna. Realizza l'unione con essa nel tuo sé immortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda. C'è un'affermazione nel capitolo primo del Vangelo secondo Giovanni che parrebbe rispondere con un no definitivo alla domanda: può l'uomo vedere Dio? Il passo è questo. Dio nessuno l'ha mai visto. Proprio il figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. Molti grandi santi, tuttavia, affermano di avere visto Dio. Se noi dunque chiediamo «può Dio essere visto» invece di «può l'uomo vedere Dio?», la risposta è «sì», altrimenti quei santi affermerebbero il falso e le scritture stesse affermerebbero il falso. Il punto è che non è l'uomo, questo corpo umano, questi occhi umani, a vedere Dio. Dio può essere visto solo con la visione spirituale, con l'occhio dell'anima. Come afferma la Bhagavad Gita nel capitolo undicesimo, tu non puoi vedermi con occhi mortali, ora dunque ti dono la visione divina. Contempla il mio supremo potere yoga. Con queste parole, Hari, il glorioso signore dello yoga, si rivelò ad Arjuna nella sua forma infinita. Paramahansa Yogananda, nella sua autobiografia di uno yogi, descrive quella divina esperienza con parole più facilmente comprensibili alle menti moderne della fraseologia poetica della Bhagavad Gita. Il capitolo «Un'esperienza nella coscienza cosmica» è tra i brani più belli e ispiranti di tutta la letteratura mistica. Ecco un breve estratto. Un'oceanica gioia esplose sulle rive calme e infinite della mia anima. Realizzai che lo Spirito di Dio è inesauribile beatitudine. Il suo corpo è fatto di innumerevoli tessuti di luce. La divina diffusione dei raggi si riversava da un'eterna sorgente che fiammeggiava in galassie, trasfigurate da aure ineffabili. Incessantemente vedevo i raggi creatori condensarsi in costellazioni per poi sciogliersi in lembi di trasparente fiamma. Con ritmica inversione, miriadi di mondi si tramutavano in diafana luminescenza. Poi il fuoco diveniva firmamento. Conobbi il centro dell'empireo quale punto di percezione intuitiva nel mio cuore. Uno splendore irradiante emanava dal mio nucleo e si distendeva su ogni parte della struttura universale. Udii la voce creatrice di Dio risuonare come Om, la vibrazione del motore cosmico. Questo, affermano i grandi maestri, è Dio. E questo, insistono, è anche ciò che noi siamo nella nostra realtà più profonda. Così, attraverso la Sacra Scrittura, Dio ha parlato all'umanità. Om, om, om. Good morning, everyone. I'd like us to read from Whispers from Eternity. Prima di iniziare, leggiamo da Sussurri dall'Eternità. Richiesta di aprire ovunque le porte dei templi spirituali. Padre, quando ero cieco, non trovavo nemmeno una porta che conducesse a te. Ma adesso che hai aperto i miei occhi, trovo porte ovunque, nel cuore dei fiori, nella voce degli amici, nei dolci ricordi di tutte le esperienze piacevoli. Ogni folata della mia preghiera apre una nuova porta nell'immenso tempio della tua presenza. Demand for the opening of spiritual temple doors everywhere. O Father, when I was blind,
I found not a door which led to thee. But now that thou hast opened my eyes, I find doors everywhere, through the hearts of flowers, through the voice of friendship, through sweet memories of all lovely experiences. Every gust of my prayer opens a new door in the vast temple of thy presence. So the topic this morning is, can men see God? Il soggetto di stamattina è possibile per l'uomo di vedere Dio? And of course the short answer is yes. E la risposta breve è sì. But in looking at this question, ma guardando questa domanda, it when I meditated on it, it wanted to begin before we see God. Nella mia meditazione mi è venuto l'impressione che inizia prima del momento in cui vediamo Dio. Because to see God, we have to be looking for God. Perché per vedere Dio dobbiamo cercare prima Dio. And of course, if we ask everyone here, are you looking for God? We would all say yes. E se chiediamo a tutti voi se state cercando Dio, la risposta sarebbe sì. And to some extent, it would be true. E fino a un certo punto è vero. But I was thinking of Master telling us that God, according to the Indian teachings, God is represented by certain qualities. Secondo gli insegnamenti dell'India, Dio è rappresentato da certe qualità. And Master tells us those qualities are joy, love, peace. E sappiamo dal maestro che queste qualità sono la gioia, l'amore, pace. Calmness, power, wisdom. La calma, il potere, la saggezza. And light and sound. E luce e suono. Now, think for a moment, when we are looking for those things in our lives. Quando stiamo cercando queste cose nella nostra vita, in meditation we certainly are. Nella meditazione sicuramente li cerchiamo. But between meditations? Ma negli altri momenti? Where is your mind? Where is? Dove si trova la tua mente? Where is your heart? Dov'è il tuo cuore? Is it focusing on light and love and joy and peace? Si sta concentrando sull'amore, la gioia, la pace, eccetera. What do we allow our hearts and minds to do? Cosa permettiamo che facciano i nostri cuori e le nostre menti? Because we are meant to be looking for God as much as we possibly can. Per noi bisogna cercare Dio più possibile. Typically, what our hearts and minds might be doing between meditations. E di solito cosa fanno i nostri cuori e le nostre menti tra una meditazione e la prossima? Is worrying about things. Ci preoccupiamo per le cose. Anything. Qualsiasi cosa. My health. La mia I'm salute. Saying that very consciously. My health. My life. My money. La mia vita, i miei soldi. My likes, my dislikes. I miei attrazioni e avversioni. All of those things we can pay attention to. E noi possiamo mettere la nostra attenzione su tutte queste cose. But is it bringing light, peace, joy, love? Ma ci portano la luce, la pace, la gioia, l'amore? It's such an important point. È un punto molto importante. If we choose God, se noi scegliamo Dio, then we're bringing God into our worries. Vuol dire portare Dio anche dentro le nostre preoccupazioni. I have been dealing with health problems for a while. Da un po' di tempo sto affrontando i problemi con la salute. And it's very easy to
sort of get a little bit depressed about it. E in when it's continuous. In questa situazione che va avanti per tanto tempo, è facile cadere in una sorta di depressione. And suddenly a light went on and I went to a regular doctor. Duh. I mean, anyway, I did. E tutto in tratto si è acceso una lampada nella mia mente e ho deciso di andare a un medico. And he gave me very serious medications. E lui mi ha dato delle medicine ben serie. That many people think are bad for you. Che tante persone pensano che sono, non sono buoni per noi. But nothing else was working, and I had been dealing with it for months and months and months and months. Ma niente altro ha funzionato, e io avevo già questi problemi da tanti, tanti mesi. So I took this nuclear cocktail of medications. Quindi ho preso questo cocktail nucleare di medicazione. And I filled it with light. I'm still taking them, by the way. I filled it with light. E li sto prendendo ancora e ho riempito questi medicini con la luce. With love. E l'amore. With peace. E pace. It's power. E potere. Etc. It is. I'm using this story as an example for everything, everything that we go through. E uso questa storia come un esempio di tutte le esperienze che noi viviamo. Because everything that is a challenge is right in our faces. Perché tutto è una sfida che si presenta proprio davanti a noi. But there's nothing that God can't work through, nothing at all. Ma non c'è niente, proprio niente, a cui Dio non può lavorare. If we stay in God's light, if we stay in God's love. Se noi rimaniamo nella luce e nell'amore di Dio. Instead of being lost in the challenge. Invece di trovarci persi nelle sfide. Which is what we typically do. E questo è la reazione più comune. And then it pulls us down, it depresses us, it takes away our energy, and it takes away God. E questo ci tira giù, ci fa essere depressi, ci ruba della nostra energia e ci fa scordarci di Dio. It's such a subtle line that we cross that it's hard to know we've crossed it. E la linea è così sottile che è difficile renderci conto quando l'abbiamo passato. But this is what makes a life spiritual. Ma è questo che rende spirituale la vita. If we're only concerned about where am I going to live and how am I going to have money and how are we going to grow as a community if we don't have money, etc., etc. Se noi ci preoccupiamo solamente su le cose come dove devo abitare, come posso avere soldi, come possiamo crescere come comunità senza soldi, eccetera, eccetera. We lose ourselves in the darkness, in the opposite of all the things that are manifestations of God. Ci perdiamo nel buio, ci perdiamo in tutte le cose che sono opposte a quello che veramente è Dio. We have to uphold the light. We have to affirm the power of God in the equation. Dobbiamo affermare la luce e il potere di Dio anche in queste circostanze. And to the ego, to our human nature, it seems a little, you know, vague or, well, that's all well and good to have joy, but where's the money going to come from? E sul livello del ego, sul livello della natura umana, sembra una cosa sciocca. Sì, va bene tutte queste cose, ma da dove vengono i soldi? Or how am I going to live? Or how am I going to have health? Etc., etc. Oppure come posso vivere? Dove troverò l'aiuto che mi serve? Etc. But Yogananda said everything. Everything is improved with God. Everything is better with God. Anything is possible with God. Però Yogananda dice che tutto andrà meglio con Dio. Tutto è possibile con Dio.
It must become the foundation of our life, not some vague idea. Deve diventare la fondamenta della nostra vita, non qualche idea vaga. The idea of, you know, I'm thinking of when Narada was reading the quality that Swami Kriyananda chose to for us to affirm today, contentment. No coincidence. E stavo pensando della qualità che abbiamo affermato oggi, quella della contentezza. Questa non è una coincidenza. Contentment means no worry. La contentezza vuol dire mancanza di preoccupazioni. No disturbance. Nessun disturbo. And it also implies very strongly that we're standing firmly in God, in the light. E implica fortemente che noi siamo saldi in Dio e nella luce. We have to fight for this. Dobbiamo lottare per questo. And it is a very real battle. E veramente è una battaglia. And when I think of thinking of the qualities of God and people that manifest them, it isn't throwing around faith. It is just being a complete example to others and yourself of what it means to have God in your life. E quando penso delle persone che dimostrano queste qualità, non è una fede vaga, invece è un'espressione, un esempio di mettere Dio in primo piano in ogni aspetto della vita. When we do this, God comes, God guides us. Quando facciamo così, Dio ci viene e ci guida. Last November, I went to the Holy Land. I was blessed to go to the Holy Land. Nel novembre scorso, avevo la benedizione di andare nella Terra Santa. And before I went, I was reading stories from the Bible and other sources. E prima di andare stavo leggendo delle storie dal Vangelo e di altri libri. And I read a very beautiful story from the Hasidic tradition. E ho letto una storia bellissima dalla tradizione Hasidic. Hasidic Judaism. Una ramo del Giudaismo. And in the story, I think it was in Russia. In a town in Russia was a famous, I think, rabbi, Hasidic rabbi. E c'era un rabbino molto famoso in un paese nella Russia. And he was very, very busy all the time helping everyone, trying to raise money for widows and orphans, etc. E lui era sempre molto occupato nel aiutare la gente, nel raccogliere fondi per aiutare le vedove e gli orfani. And this in addition to all of his rabbinical duties for the village. E anche questo era in più dei suoi doveri come rabbino del villaggio. And he decided he needed to have help to do what he did. E lui ha deciso che aveva bisogno di un po' di aiuto. So he was looking around in the congregation and he decided on a young man who was called Eshel Moses. E lui ha guardato a tutti e ha scelto un giovane che si chiamava Eshel Moses. And he asked him if he would help him and be sort of like a secretary to him. E gli ha chiesto di essere un assistente come segretario a lui. And he said, Eshel said yes and started to help the rabbi. E Eshel ha detto sì e ha iniziato a aiutare al rabbino. And time went on and he was taking care of his duties very beautifully. The rabbi was very happy with his service. E tutto è andato bene. Il rabbino era molto contento del servizio di questo giovane. And Eshel had a young family. He had a wife and a young son. E Eshel aveva una moglie e un giovane figlio. And at some point, he had to move to be with aging parents in another village.
E a un certo punto lui doveva spostarsi in un altro villaggio per aiutare i genitori che non stavano bene. And so he had to, of course, stop working for the rabbi. E ha dovuto lasciare il suo servizio al rabbino. And the rabbi was sad to see him leave, but he found another person and everything went on fine. E il rabbino era triste, però ha trovato un altro assistente e le cose andavano avanti. And not long after Ashiel had left, the rabbi was looking in his desk for the purse where all the money was kept, and he couldn't find it. The money to help people. E poco dopo la partenza di Ashiel, il rabbino cercava nella sua scrivania per la borsa di soldi che aveva raccolto per i poveri. And so he looked all over as far as he could, and then he remembered only he, the rabbi, and Ashiel knew about this purse of money. E non l'ha trovata, e ha guardato in tanti posti, e dopo ha capito, si è ricordato che solo lui e Ashiel sapevano dove c'era questa borsa. And he was really struck to his heart by this. E questo per lui era un grande colpo nel suo cuore. And he prayed about it, he thought about what he should do, and finally he went to the other village, he traveled to the other village to talk to Ashiel about it. E lui ha pregato per la guida di cosa fare, e dopo è andato al villaggio per parlare direttamente con Ashiel. And when he got there, he told the story of not finding, and only you and I know about it, I didn't find it. And Ashiel just stepped back and put his head down. E lui ha raccontato a Ashiel questo fatto che solo loro due sapevano dove c'era questa borsa e non l'ha trovato più. So e the rabbi, Ashiel si è messa giù la testa. So the rabbi finished, and then Ashiel went and got some money and gave it. It wasn't all of it, but he gave some to the rabbi and said, I'll get more and pay you back. E il rabbino ha finito la storia e Ashiel è andato e ha preso un po' di soldi, non tutto quello che doveva, e li ha dati al rabbino dicendo te lo restituisco gli altri. So the rabbi went back home and time went on, and about, I don't know, a couple of months later, the police came to the rabbi and said, are you missing some money? E il rabbino è ritornato a casa, e poi dopo circa due mesi la polizia ha chiamato il rabbino e ha chiesto, ma a te mancano alcuni soldi? And he said, well, yes, but it's being paid back, everything is fine. And the police said, wait a minute, we have a woman here. E lui ha detto, sì, però tutto va bene, mi sta restituendo i soldi. E le polizie dicono, ma aspetta un momento, perché qui abbiamo una donna. So they bring the woman in, and she's the woman that cleans the rabbi's places, his home, his office, etc. E portano davanti al rabbino questa donna che fa la pulizia della sua casa e l'ufficio, eccetera. And she was, of course, very, very sorry. She had needed it for something, and she had taken it, and she said she would pay it back. And he said, there's no need, it's already been paid back. E questa donna ha ammesso di aver preso i soldi. Era molto l'ha pentita molto e ha offerto di restituire i soldi, e il rabbino ha detto, non importa, qualcuno sta ripagando i soldi. She said, I must pay you back. So she slowly paid him back, and he immediately, of course, went to the other village to talk to Ashiel. Ma la donna ha insistito e piano piano ha restituito tutti i soldi, e il rabbino subito è andato al villaggio di parlare di nuovo con Ashiel. And Ashiel, he said to Ashiel, why didn't you tell me you didn't do it? I just totally assumed you did. And he said, because Rabbi, you were so upset, I wanted to help. And this was the only way I could help.
E il rabbino ha chiesto a Asho, ma come mai hai fatto così? Io ero convinto che avevi preso tu i soldi. E Asho ha detto, rabbino, tu eri così disperato che volevo aiutarti e questo era l'unico modo che potevo vedere di aiutare. And he said, but you still could have told me the truth. And he said, it didn't matter. E il rabbino ha detto, ma avresti potuto dirmi la verità? E Asho ha detto, ma non importava. And a couple of years later, Asho came back to the village, and there were lots of pogroms that were increasing at that time, and the rabbi advised him to move to Germany to make a life there. E un paio di anni dopo, Asho è ritornato al villaggio del rabbino. In quel periodo c'era tanta violenza contro gli ebrei e il rabbino ha consigliato Asho di trasferirsi in Germania dove era più sicuro per gli ebrei. And of course, this is in the 1800s. E questo era long before Nazi Germany. Questo era nel 800, prima dei nazisti. And so he went, and he became a very successful banker, financier. E lui è andato in Germania e è diventato una persona molto di grande successo nella finanza. And then at the end of the story, they tell you Asho's name, full name, Asho Moses Rothschild. E alla fine della storia raccontano il nome intero di Asho e che era Asho Moses Rothschild. One of the most famous financial families in the world. Una delle famiglie più famose nel mondo nel campo della finanza. That started with this devout young man. Che ha iniziato con questo giovane molto devoto. Happily. Contentedly, lovingly, giving money. Che ha dato con gioia e con contentezza questi soldi. For others. Per gli altri. There is a continuum to that story and the events in the lives of the Rothschilds that followed. E c'è un continuo in questa storia e nelle vite della famiglia Rothschild dopo. That kind of giving, deeply from the heart, with no thought of self or defensiveness, that brings the same from God. E questo atto di donare dal cuore senza nessun pensiero di se stesso che attira la stessa cosa da Dio. You know, in working with Swami Kriyananda through the years. Ho lavorato per tanti anni con Swami Kriyananda. And especially when I worked closely with him in my early years at Ananda. E nei miei primi anni di Ananda ho lavorato molto vicino a Swami Kriyananda. He is not a man who gives compliments easily. Non era e anche ora non è una persona che dà facilmente i complimenti. And I don't mean that as a I think that of him. He's teaching us by that, no doubt about it. E non è solo in mia opinione, stava cercando di insegnarci qualcosa. But whenever he did compliment me. Ma quando mi ha dato un complimento, it was always when I was not defensive, not disturbed, not excited, open. Era sempre quando non ero difensivo, agitato, ma invece quando ero molto aperta. Meaning that even when he was disciplining, I mean, or correcting. Yeah. Anche quando mi stava disciplinando o dando la correzione. There's a deep part of human nature that wants to say, yes, but what about this? Or what about the problem? Or what about the issue, the challenge?
C'è sempre una parte della natura umana che vuole difenderci, che vuole dire ma è una grande sfida, è difficile. You know, think if you're accused of stealing money and you didn't do it. But I didn't. And Ashel didn't do any of that. No. Immagina te stesso nella situazione in cui stai qualcuno ti accusa di aver rubato i soldi e vuoi dire no, Ashel non ha fatto questo. We are asked to be in the light, to be content, to be in love, to be in peace, always. È richiesto di stare nella luce, nella gioia, nella pace, sempre. Why? Because that's where God is. Perché? Perché è lì che c'è Dio. When we're judging, when we're, you know, trying to figure it all out, we are not there. Quando giudichiamo, quando cerchiamo di capire con la mente, non siamo in quel posto. Okay, the issue is before me, the challenge is before me. How do I bring the light? Quindi diciamo, allora, davanti a me c'è un problema, c'è una sfida. Come posso portare in questo la luce? How do I bring peace? Come posso portare la pace? How do I bring love? E l'amore. That is all that is happening. Tutto questo è tutto quello che sta succedendo. I'm always reminded of a quote from Master's teachings, in the original teachings. Mi ricordo una citazione degli insegnamenti originali di Yogananda. Where he says, we at every moment are always standing on a line. E lui dice che noi in ogni momento ci troviamo davanti una linea. On one side is God. Da una parte c'è Dio. And on the other he uses the word Satan. E dall'altra parte e lui usa questa parola Satana. Light or darkness. La luce o il buio. And then this is the most powerful part. Neither one, God or Satan, can influence us until we invite them. E poi dice una cosa molto potente, dice che né Dio né Satana può influenzarci fino a quando noi li invitiamo. And what invites them? E qual è la cosa che li invita? My mind, my heart. La nostra mente e il nostro cuore. I sink down into the darkness and the challenge. O cadiamo giù nel buio e nelle sfide. Or I draw on God's light, power, love, peace to help me in this. Oppure attiriamo a noi la luce, il potere e l'amore di Dio per aiutarci. You know, it is up to us to make a heaven of hell or a hell of heaven. Dipende da noi di creare un paradiso dall'inferno oppure un inferno da paradiso. I think Lord Palmerston said that, but I'm not sure. Lord Palmerston, it's okay. Oh. It's not important. The point is, in the teachings of the great masters, negli insegnamenti dei grandi maestri, is everything we need. C'è tutto ciò che ci serve. To not only look for God, but to see God, to know God. Di non solo cercare Dio, ma di vedere e conoscere Dio. If we don't draw on the teachings and what they tell us to do, how can we do it? It's impossible. Se noi non cerchiamo di attingere da questi insegnamenti per sapere cosa fare, com'è possibile? And it isn't enough to just read them or consider them, the teachings, I mean. E non basta solo leggere gli insegnamenti o pensare di essi. We have to live them. Dobbiamo viverli. You know, I think of us here as a community. Io penso di questa comunità. That we, for each other, for the life and soul, the heart and soul of our community. Che per la vita e l'anima di questa comunità. For each other.
uno per l'altro. We have to support this, excuse me, we have to support this outlook. Dobbiamo dare supporto, sostegno a questo atteggiamento. The fact is, Ananda, you know, when I think of Ananda through the years, it's impossible that we exist. Quando lo vedo dalla logica, la storia di Ananda sembra impossibile che può esistere. When we started, nobody knew anything about anything. Only Swamiji and the masters, which is all you need. Quando abbiamo iniziato, nessuno sapeva niente di niente, tranne Swamiji e i maestri, ma quello bastava. And this idea, this vision of what we could do and be, became more and more real. Impossibly so, but became real. E l'idea, la visione della nostra potenzialità, quello che era possibile, piano piano diveniva reale, anche se sembrava impossibile. But I mean truly impossible. No money, no experience, no training, no anything. E veramente sembrava impossibile, mancavano i soldi, l'esperienza, la formazione, non avevamo niente. But with God, with gurus, anything is possible. Però con Dio e con I guru, ogni cosa è possibile. Faith is the most important thing on the spiritual path. La fede è la cosa più importante sul sentiero spirituale. Along with all the other most important things on the spiritual path. Insieme a tutte le altre cose più importanti del sentiero spirituale. But what I mean is, we have to put to the fore why we are all here. This includes the guests also in your life at home. It isn't just for us at Ananda. Ma and the people watching also. La cosa importante è di mettere in primo piano la domanda, ma perché siamo qui? E questo si riferisce non solo alla comunità Ananda, ma a tutti gli ospiti e tutti che ascoltano a casa. We came for God, we came for Master, we didn't come for anything else. Noi siamo venuti per Dio, noi siamo venuti per il Maestro e nient'altro. It all will take care of itself because God is taking care of it. Tutto andrà per il meglio perché è Dio che si occupa di tutto. But that is only sustained if we all know that and have faith in it and believe it and live it. Ma questo deve essere sostenuto da la nostra fede e la nostra disponibilità di mettere in pratica e di vivere questi principi. So, you know, looking at each other and seeing the light, seeing the love, seeing the peace. Importante quando ci guardiamo uno all'altro di vedere la luce, l'amore e la pace. Seeing Master here, knowing Master is here. E di vedere il Maestro e di sapere che Lui è qui. Looking for God in each other. Cerchiamo Dio in ognuno, ognuno nell'altro. Constantly. Costantemente. Because the world tells us one thing, the masters another. Who are we going to listen to? Perché il mondo ci dice una cosa e I maestri un'altra cosa. A chi vogliamo ascoltare? And just to say, of course, it doesn't mean that we don't deal with and work with the challenges and responsibilities we have. Of course we do. E questo non vuol dire che non dobbiamo affrontare e lavorare con le sfide davanti a noi. Ovviamente dobbiamo fare questo. But we lead with our faith. With Master is here, God is here. Ma and with that, what is there to fear? What is there to worry about, truly? We still will, but remember, remember. Ci facciamo guidare. Ci facciamo guidare dai maestri e da Dio e dalla nostra fede e con questo andiamo avanti anche se a volte sembra che cadiamo, dobbiamo continuare a provare. And I want to end with just reminding us of the beautiful Whispers from Eternity.
E voglio concludere ricordandoci del passato, il brano che abbiamo letto da Sussurri dell'Eternità. That if we look, there are doors to God everywhere. Se guardiamo, ci sono dappertutto le porte che portano a Dio. And if we don't, they're all closed. There are no doors. E se non cerchiamo, se non guardiamo, le porte sono chiuse. So let's open all the doors to God possible. Quindi cerchiamo di aprire tutte le porte possibili a Dio. In every moment of our lives. In ogni momento della nostra vita. God bless you. Che Dio vi benedica.